Siamo con la conferenza stampa per presentare la prima sfida playoff con la Romana. Si giocherà in trasferta dopo la sconfitta con la Nocerina, quindi il quarto posto in classifica per l'Ischia Calcio. Mister, ecco, la regular season, il campionato regolare ora è finito. Lei ha detto lunedì ad Abbordocampo è stato un campionato importante quello che abbiamo fatto rispetto a quelli che erano i nostri obiettivi. Ecco, ora anche con i playoff si vuole continuare, ecco, e raggiungere dei livelli importanti. Ma noi sicuramente il campionato è stato, credo, fatto abbastanza bene. Noi dovevamo salvarci, siamo arrivati quarti. Adesso incominciano questi playoff, sai, la partita di Nocera un po' ci ha destabilizzato, nel senso che, insomma, abbiamo gol a 6 minuti dalla fine, una partita che nel complesso abbiamo fatto poco noi, poco loro, quindi è stata una situazione, abbiamo avviato questo gol così, insomma, la squadra un po', siamo allenati non benissimo. Io mi auguro, insomma, adesso che fino a, insomma, abbiamo altri 2 giorni, che le motivazioni ci ritornino, perché è molto importante provare a, insomma, fare una buona partita, perché è molto importante per proseguire, per riuscire ad arrivare a sta finale. Ecco, lei ha citato la partita con la Nocerina e l'ha analizzata, ha visto quella che è stata la prestazione. Che cosa secondo lei è, diciamo, mancato? Che cosa è stato fatto male, diciamo, da No, nella parte della gestione della squadra? palla, che noi di solito la facciamo meglio, l'abbiamo fatta bene la prima mezz'ora, siamo stati aggressivi e poi dopo siamo calati. Nel secondo tempo avevo tanti giocatori in difficoltà fisica, credo anche loro. Nella gestione della palla, in quello che dovevamo fare, nelle difficoltà anche del proprio. A livello fisico, la palla che la riesci a gestire tu, non devi correre dietro agli altri. Questo ci ha portato qualche problema. Poi ci siamo abbassati troppo, anche se non abbiamo mai subito niente. Però, insomma, poi dopo la partita è andata così, quindi non l'abbiamo fatta come di solito facciamo. Altrimenti sarebbe stata, staremmo a parlare di un'altra cosa, insomma, di un'altra. È andata così e quindi, insomma, dobbiamo andare a fare questi playoff fuori, insomma, e quindi per noi speravamo di farli in casa. È andata così, quindi adesso dobbiamo andare, insomma, a fare questa trasferta a Roma. Un po', insomma, le motivazioni sono, insomma, io mi auguro di sbagliarmi, le motivazioni sono molto importanti. Adesso abbiamo un altro giorno di fare, insomma, di finire la settimana, e facciamo la rifinitura domani. Insomma, mi auguro che troviamo, insomma, queste motivazioni che ci hanno portato poi a fare dei risultati, no? Vabbè, il campo adesso non è che stanno giocando su un campo di erba abbastanza grande, quindi quando siamo andati lì a giocare all'andata, il campo era molto piccolo, sintetico, brutto, insomma, quindi. È una squadra buona, è una squadra che gioca, sappiamo come giocano, sanno come giochiamo noi, quindi noi dobbiamo, insomma, limitare le loro qualità, le ripartenze, si abbassano, sono molto bravi nel ripartire, quando ripartono, insomma, vengono in area in 4-5 a chiudere l'azione, hanno un giocatore importante davanti, hanno un giocatore a metà campo. Spinosa, che è un buonissimo giocatore, quindi sono organizzati, hanno un allenatore bravo, quindi non è una partita facile, però noi dobbiamo andare a cercare a fare quello che sappiamo fare, dobbiamo capire i momenti della partita, nella gestione, se farà caldo, è molto importante la gestione della palla, e più che correre senza palla, dobbiamo correre con la palla, nel senso di averla più noi, che sia quella la cosa più importante. Essere aggressivi, provare a farlo anche se farà caldo, quindi, e stare attenti nelle situazioni che poi si possono creare a favore loro, no? Loro.
l'abbiamo incontrata due volte, quindi sappiamo insomma, la loro forza, e quindi dobbiamo limitare quello ed essere cercare di stare più alti possibili nella partita ed avere la personalità di giocare quando non c'è la giocata in avanti, di tornare indietro, giocare veloce e poi andare in verticale, le cose che facciamo di solito. No, adesso cammina normale, adesso dovrò fare ancora la risonanza magnetica, quindi ci vorrà ancora... può essere che se riusciamo a fare la finale può essere disponibile, sta meglio sta settimana, adesso cammina normale. Quindi. No, vabbè, per il momento beh, no, nessuno, stanno tutti... un cacciacco normale, adesso vediamo domani, insomma, poi però più o meno insomma siamo quasi al di là di Pippo Floria, siamo tutti. Ah, e Baldassi ci manca, Valerio si è fatto male, eh. Valerio domenica ha avuto un piccolo stiramento. No, vabbè, io salvo la qualità del gioco, i miei giocatori sono stati eccezionali, nel senso che vai, poi dopo potevamo fare meglio nelle tante partite, ci è mancato... ci è mancato qualcosa, perché tanti pareggi secondo me erano giusto le vittorie, però poi dopo nel complesso insomma, poi è normale che noi come arrivare ai quarti significa avere una buona base e non dobbiamo perdere assolutamente, è migliorare quello che è il pensiero insomma di come migliorare questa squadra, no? Perché credo che dopo quest'anno insomma noi si deve fare insomma una squadra che è per l'Ischia, credo anche per la gente, ma adesso non so io, però tutto quello che insomma si è stato fatto quest'anno si deve disperdere, perché altrimenti dopo diventa problematico. Vabbè, butto quello che mi è successo, perché sto a casa la domenica fino a ottobre, se insomma le cose non cambiano, e quindi butto questo e basta. Poi dopo il resto insomma, per me, ho detto, è stato l'anno scorso vincere, è stato incredibile, il centenario, abbiamo fatto qualcosa di straordinario, quest'anno i ragazzi sono riconfermati, poi dopo come sono fatto io nel mio modo, ma non tanto allenatore, perché non sono tanti anni che alleno, però da giocatore sì, siamo arrivati quarti, abbiamo fatto campionato importante, però per me il concetto è se arrivi primo, se forte, se arrivi secondo, terzo, quarto, sì, è stato bravo, però a me non mi interessa questa roba qua. Molto, no? Stanno nascendo tanti club, è una bella cosa, vuol dire che insomma, la gente si è appassionata, ancora è ritornata insomma, la passione per l'Ischia, quello è un motivo d'orgoglio da parte nostra, vuol dire che nel nostro piccolo, insomma, chi ha lavorato in questi due anni a Cav Pino Daglia e Adel, con insomma con Lella Carlino e Peppe Borsò, che sono stati importantissimi, più insomma quelli insomma Alessandro Pipolo e Agostino che danno le case ai ragazzi, credo che siano stati molto importanti per far sì che l'Ischia potesse fare insomma tutto quello che è stato fatto. Poi sicuramente il direttore sportivo, che è stato fondamentale per noi in questi due anni, ha portato dei giocatori forti, quindi siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario, no? Con Franco Tutino, Luigi Fiore, un magazziniere, insomma tutto quello che tutto questo che siamo riusciti a fare, noi stiamo qui, faccio allenatore, quindi sono in vista, ma persone importanti, il mio staff, Luigi Mennel, il professore, insomma tutti, no? Simone Corino, Michele Migliacci, tutti i massaggiatori che si stanno qui, quindi tutti insieme siamo riusciti a fare insomma due anni molto belli, quindi di là del fatto che sono allenatore, quindi sono quello in vista, però ma sicuramente questi sono tutte queste persone che stanno qui e lavorano, c'è Andrea Del Novellis, adesso non dimentico qualcuno,
sono tutte persone che insomma sono state fondamentali, no? Nel corso dei 2 anni che abbiamo passato insieme. Ecco, il gruppo, ecco, anche a livello di staff è la cosa più importante. Di solito con i se e con i ma non si parla mai di calcio, però io le volevo chiedere, secondo lei, se con un altro tipo di preparazione quest'estate l'Ischia, secondo lei, poteva anche, ecco, fare dei risultati, ecco, ancora più migliori di quelli tu che dici, sono perché stati. Siamo stati abbiamo avuto tanti infortuni, quindi questa cosa ci ha danneggiato. Ecco. Sicuramente potevamo partire meglio, non abbiamo fatto amichevoli, quindi le squadre si possono allenare a scalare le montagne, ma credo che la condizione della dalla partita, il conoscersi, quello no, ci è mancato, e sicuramente ci poteva insomma aiutare, è vero, questa cosa qui. E quindi un po' all'inizio abbiamo patito questo tipo di situazione, il fatto di non aver fatto amichevoli, il fatto che si sono fatti male quasi tutti. A un certo punto eravamo in 7-8 a ci allenare, eravamo in 30 in ritiro, eravamo tutti infortunati. Questo ci ha penalizzato sicuramente. Però poi dopo chi lo può dire? Dopo, quindi sì, abbiamo lavorato bene, di dire anche nel quello che insomma l'aspetto tattico, tecnico, insomma, quello che. Però poi dopo abbiamo preso subito e dopo noi abbiamo fatto. Io penso che è vero che all'inizio abbiamo fatto poche vittorie, però si vedeva insomma che la squadra aveva una buona insomma base, insomma, di qualità fisiche, tecniche per fare insomma un buon campionato.